italiana con uno dei motori più affidabili e divertenti nel suo segmento. È quadrifoglio, finalmente con il suono che si merita. È il suono della K04 a 1.9 bar e siamo con blocco motore stock. Sinonimo di Alfa Romeo, quadrifoglio verde. Con l'incarico di sostituire l'Alfa Romeo 147, è stato il punto di riferimento in Italia per le auto di segmento C. La diretta rivale dello status symbol Golf GT, Alfa Romeo Giulietta Veloce, ma per noi meglio conosciuta per sempre come quadrifoglio verde. 1750 turbo è la versione come piace a noi. Turbo compressore K04 sparato ad 1.9 bar, intercooler frontale da 12,5 litri, aspirazione diretta ed uno scarico completo degno di far cantare il biscione come si deve. Aggiungerei che sound. Uno stage 2 completo basta per iniziare. In Italia possiamo lamentarci di tutto, ma non nella costruzione dei motori, dove lì abbiamo sempre scritto la storia. Il 1750 è derivato dallo storico B Albero Twin Spark, riprogettato interamente da zero dalla Fiat di Prato La Serra. Dal 2009 l'abbiamo visto montato su Alfa Romeo Brera, Alfa Romeo 159 e Alfa Romeo Giulietta quadrifoglio in prima versione con blocco motore in ghisa. Riprogettato in versione speciale, interamente in alluminio, per l'Alfa Romeo 4C. Se parliamo di 4C, parliamo di una vera sportiva per eccellenza, nata proprio per quello scopo. Ma se prendiamo motore e cambio, lo installiamo sulla Giulietta, tutti pronti a puntargli il dito e trovargli i difetti. Poteva risultare tranquilla, pacata, magari troppo morbida. Vi dico, provate una Giulietta quadrifoglio con questa configurazione e cambierete subito idea. Cavalli in più rispetto all'originale si sentono tutti,
Sono rimasto sbalordito dalla sua dinamica di guida. Con questo setup è incredibile. Il sistema MacPherson è multilink con qualche accorgimento all'avantreno e al retrotreno che è stato rinforzato, e con questo set a ghiera giusto vi dona una guida senza sbavature. È troppo divertente. Come deve essere un'auto di questo segmento? Si sente che non c'è il ponte torcente rigido al posteriore. Con i cerchi della Giulia quadrifoglio ha un appoggio in percorrenza fantastico. È un'altra macchina da quella che provai tanti anni fa. Allora una Giulietta quadrifoglio prima versione, che era decisamente troppo attappata, nascondeva tutto questo. Siamo amanti della trazione della parte giusta, è vero, però vi dico che questa trazione con questa elaborazione, specialmente nella dinamica, spinge forte non solo sui rettilinei. Del resto la maggior parte delle auto del segmento C sono a trazione anteriore, quindi non ci si può lamentare. Che coppia! Il 1750 mette in risalto il significato di quei stemmi attaccati nei parafanghi laterali. È il suono di una K04 con lo stage 2. Siamo a 1.9 bar di picco e 1.8 stabili. Che goduria! E se non vi basta, si può ancora salire. Se pensiamo che il 1004 di Jet con lo Stage 4 ha raggiunto gli over 500 cavalli, immaginate il 1750 se lavorato e forgiato come si deve. L'unica pecca ha questo cambio, il C635 DCT, che sebbene ha gli stessi componenti del DSG Volkswagen costruito dalla Borg Warner, non ha avuto i giusti rinforzi che merita per spingersi oltre. Fino a questo stage, beh, vi permette di guidare con tanto divertimento. Se poi uno vuole salire molto di più, c'è sempre l'opzione del cambio sequenziale a innesti frontali. Beh, cambierebbe tutto. Quando sento dire che elaborare un'auto non ne vale la pena perché si compromette l'affidabilità, diventa più pericolosa, posso essere d'accordo se si va a caricare inutilmente l'auto. Ma se rendono l'auto più prestazionale, quindi più divertente, ma soprattutto più sicura, beh, ne vale la pena e come. L'Alfa Romeo ha la possibilità di creare prodotti molto validi, solo che è legata a due problemi di fondo. Il primo, che si trova in un paese dove il mercato delle automobili è troppo tassato. E la seconda, forse quella più incisiva, è che molto spesso si ritrova un pubblico che punta il dito con troppa cattiveria su un marchio che ha scritto la storia per più di 110 anni.